sempre un piacere venire qui in Austria, Tre Castelli, è sempre una gioia, anche perché trovo sempre molta cordialità, molta schiettezza e quindi è veramente stare insieme a tanti amici. Ecco, io vi ringrazio di essere qui, abbiamo tantissimi programmi che avvieremo anche nel 2023, quindi magari non ci saranno nuovi bandi, magari avremo... non avremo soldi eccetera, però tanta buona volontà comunque di operare, di stare insieme, di costruire qualcosa per la nostra comunità e per la nostra città. Ecco, quello è un impegno che ci prendiamo e che ci teniamo giorno per giorno come Hauser, quindi tantissime nuove iniziative che andremo a fare, anzi l'ho detto anche però che io, avendo avuto invidia anche di Hauser Tre Castelli per i bellissimi cori che riesce a portare in giro per la città di Milano, perché vanno in giro a cantare un po' dappertutto, compreso le RSA, ecco, ho preso invidia e forse riusciremo anche nella mia Hauser ad avere un coro. E parlato io vi ringrazio nuovamente di essere qui, vi ringrazio appunto dell'invito che mi avete fatto, grazie, buona continuazione. Grazie Roberto, grazie. Adesso fate silenzio perché assisterete a una scenetta che facciamo io e la Nadia, si chiama Non si lavano i gatti, non col microfono, quindi ci forziamo, sforziamo un attimino, e però silenzio. Quella bambina si chiama Genoveva, non si ricorda più come mi ricordo. Genoveva, ciao Genoveva, ciao Genoveva, ciao Ugo, ciao, come stai? Molto bene, molto bene. Allora io devo andare, spostati che devo andare devo andare a qui alla Cona, perché devo andare a comprare, faccio un passo indietro, allora ti spiego, allora stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, ma non è così, non c'entra niente, non c'entra niente la canzoncina. Tu mi hai detto una mattina mi sono alzata e tu hai detto bella ciao, bella ciao. Oh mamma mia. Non è così? Sì, è così, ma la canzone è così. Io la so così. Allora, ascoltami. Sì. Allora, stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao. Ancora. Allora, e ho sentito, ho, come dicono a Bari, ho usmato, sai cosa significa usmato? Sì. A Bari dicono così, certo, usmato. Allora, ho usmato e ho detto, sento uno strano odore, ovvero puzza, io non sono, perché è tre settimane... ogni tre settimane faccio la doccia. Ah beh, allora sei pulito, si vede. Allora, mia moglie più pulita di me si lava due volte a settimana. Beh, mi sembra anche giusto. Ogni due settimane si lava lei, perché beh, è pulita. Certo, è bella. Mi sono avvicinato al gatto, che puzza, una roba tremenda. Allora ho detto, vado alla cola, prendo quello shampoo, lo metto nella vasca e gli do una bella frigliata. E come? Pensa a te, questo lava i gatti. Sì. Ma tu non lo sai che i gatti non si lavano? Cosa? I gatti non si lavano, ah. Se lavi il gatto, sì, il gatto muore. Ma va! È vero o non è vero? È vero. Il gatto muore, allora, se lo lavi, ne capita. Mi fai nervosi, mi fai nervosi. Guarda, mi fai nervosi. Allora, sono tutte leggende metropolitane, ok? Ai tempi, quando andavo a spassare il culè, cioè tempo indietro, cosa dicevano? Cosa dicevano prima? Dicevano in Egitto non dicevano niente, silenzio, prendevano il gatto e lo mettevano sul piedistallo in Egitto, poi in Egitto, poi cosa è successo? Dopo l'Egitto, e c'è stata l'Inquisizione, c'era la strega,
poi il gatto nero, e allora il gatto nero era pericolosa. Poi c'è stata che cosa? La peste, e il gatto l'hanno messo ancora sul piedistallo. Ma per fortuna, ma dai! Senti, ma dai! Io ti dico che se lavi il gatto muore. Allora, il gatto si lava da solo, lo vuoi capire? Sì, attento! Oh. L'altra volta io ho visto un che dicono, beh, stai attento che il gatto porta sfortuna, è vero che dite così sempre, quando attraverso la strada? Ti dico una cosa, il gatto l'altra volta mi ha attraversato la strada, si è cacciato lui. Ah sì? Sì, guardate, va bene, io comunque lavo i gatti, non rompo le scatole. No, no, ma fai quello che ti pare, va bene. Certo. Poi ne riparleremo, certo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora? 4 ore dopo. Tutto quei bottoni lì, il prete. Allora il prete quanto fa? C'è sempre questo Pierino qua che è con la sua amica e allora si mostra tutto quanto. Guarda, io il pisello e tu no, io il pisello e tu no. E la bambina guarda la mamma, mamma, la mamma. Cosa c'è? Cosa c'è? Mamma, tu non c'è più senso, no! Non preoccuparti, quando diventi grande ne avrai tanti, tutti quelli che vuoi. Bene, siamo pronti? Bene! Non ancora? Stiamo sistemando la sedia. Bene, l'archetto.
povero Micio. Beh, ha già fatto un numero 9, quindi è comprensibile. Soldi non ne vanno. Ornella! C'è Ornella in giro? Granata! Tu mi devi dire quando è che devo vedere? Già, ma già è vero, non posso. Stiamo organizzando una bella cosa. Se ci prendiamo tanto tempo non ce la facciamo poi, eh? Stiamo organizzando un tour in Sicilia. Non c'è posto. Non c'è posto. Mentre invece stiamo organizzando veramente a Castellammare. Ricordate la data è il 10, ci siamo? 10 giugno, dopo vi dico giugno. Buonasera, mi dica signora. Ma qui non c'era un bar una volta? E questo signora? Come no? Barba Gianni. Io mi chiamo Barba di cognome. Gianni di nome, Barba Gianni. Ma che buffo questo nome! Signora, è il mio nome e cognome. Lo si accomodi, venga. Devo bere un caffè. Bene. Tanto la mia amica. Bene. Quando arriva la mia amica ti diamo un caffè. Molto bene, si accomodi signora. Perché devi sapere. Sì, mi dica. Chissà che meraviglia. E allora lei mi deve raccontare tutto. Oggi abbiamo appuntamento qua perché mi deve raccontare tutto dalla A alla Z. Sono curioso anch'io di sentire come è andato. Ah, sì, grazie. Mi scusi signora, grazie, non prego. Compatibilità di carattere. No, Ceci, hai capito benissimo. Divorzio per compatibilità di carattere. Oh, mamma mia. Mi dica. Posso portare il caffè che mi ha ordinato? Sì, due caffè. Scusi, lei vuole una goccia di latte? Vuole una goccia di latte? Sì. Grazie. Dai, bevi il caffè così ti tirisco un po' la cappella, va? Lei vuole del latte? Una lacrima! Va bene, aspetta che gliela procuro, eh? Va bene, prego. Ceci, se no tu non puoi capire perché ho chiesto
sole, la sabbia, il calore sulla pelle. E lui? E lui con quegli occhi da pesce lesso mi ha risposto, anche a me! Ma questa donna, io non lo so perché è fatto di loro. Io non capisco. Non capisco quel bel ragazzo che ti ho presentato, tutto quanto. Cenci, Cenci, ti prego, mi lasci finire di fare gli esempi. Va bene. Allora, poi gli ho detto che a me piacciono ascoltare i cori di montagna. Oh, 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 e lui con quella faccia un po' così e così mi ha detto, anche a me. Gli ho detto poi che a me piace la cucina cinese e lui con quei due baffetti da spalliera, leccandosi bene, mi ha detto, anche a me. Cenci, ti ho detto che a me piacciono gli uomini, mi piace fare l'amore con un vero maschio, Cenci, con la tua sei tu che mi presentare quell'ostia lì, hai capito? E sai cosa mi ha risposto? Anche a me, anche a me. Devo finire per te? Sì. Sì.